do il benvenuto a tutti a questa iniziativa del progetto di ricerca Nemo Sancti, progetto di ricerca finanziato dallo European Research Council, ERC, e che è dedicato allo studio della figura della santità e come essa cambia dopo il Concilio Vaticano II in Italia. Ecco. Questo è il nostro progetto che affrontiamo dando un taglio interdisciplinare alla nostra ricerca e affrontando un corpus ampio e variegato che va dai testi giuridici alle cause dei processi di canonizzazione, alla letteratura, alla agiografia popolare, non soltanto quella tradizionale, ma anche quella che possiamo ritrovare nei nuovi media e nei fumetti, in tanti ambiti e nei rotocalchi, eccetera. Quindi è in questo contesto che abbiamo pensato di organizzare questa iniziativa. Ricordo a tutti che l'iniziativa è registrata e che sarà poi pubblicata nei nostri canali social e in particolare su YouTube e in seguito divulgata. Quindi in questo contesto abbiamo organizzato questo incontro che vuole essere una amichevole tavola rotonda di studio con un collega dell'Università di Lipsia, che è Moritz Lampe, e che si è occupato di questa cosa piuttosto interessante che è la fotoagiografia, così come mi ha scritto in una email. Quindi si occupa di un tema che a noi come gruppo di ricerca interessa moltissimo e nel quale ci imbattiamo costantemente, perché nel Novecento specialmente nell'epoca contemporanea i santi vengono fotografati e quindi ci rimangono non più soltanto questi ritratti idealizzati che ci ha consegnato la storia dell'arte, ma abbiamo queste testimonianze che sono interessanti da studiare dal punto di vista del modo in cui vengono fabbricate, dal punto di vista del senso che esprimono, dal punto di vista della loro circolazione come altrettanti messaggi, e contestualmente alla diffusione del culto, del santo stesso. Quindi oggi, abbiamo questo esperto che è Moritz Lampe e che ci farà un'introduzione di una mezz'oretta e poi passerò la parola alla collega Eleonora Kais, Marco Papasidoro e poi anche a me stesso per alcuni brevi interventi che hanno la funzione appunto di raccordo del nostro lavoro con quello di Moritz. Bene, penso di aver parlato fin troppo, quindi adesso io interrompo la condivisione del mio schermo. Ecco, e do senz'altro la parola a Moritz Lampe per il suo intervento. Okay. Dal titolo Istantanea di un delitto, i ritratti fotografici di Sant'Agostino a Pierantoni. Bene, grazie Francesco. Spero che si veda la presentazione adesso. Io la vedo, sì. Ottimo. Sì, comunque grazie di avermi invitato e di poter esporre una parte della mia ricerca in questo ambito del round table di Nemo Sancti. E la mia presentazione è suddivisa in tre parti. Inizierò con la descrizione della morte di Agostino Pietrantoni per poi contestualizzare la sua fama di santa nella Roma postunitaria. E poi voglio passare ai suoi ritratti fotografici che servirono ad elevarla al rango di una martire, e alla fine voglio anche discutere di un esempio concreto di uno di questi ritratti fotografici per sottolineare anche i suoi aspetti materiali e per così dire biografici.
Come vedremo, si tratta di una fotografia di Francesco De Federicis, che vedete anche qui sulla prima slide. Allora, Agostina Pietrantoni, nata nel 1864, era una suora dell'Ordine delle Suore della Carità. Venne uccisa a Roma nel 1894, appena trentenne, mentre assisteva i malati di tubercolosi presso l'ospedale di Santo Spirito in Sassia, vicino al Vaticano. Il suo brutale assassinio per mano di un ex ricoverato provocò subito una grande eco sensazionalistica nella stampa d'epoca, come testimoniano fonti di vario tipo. I giornali pubblicarono non solo descrizioni dettagliate dell'assassinio, ma anche illustrazioni che si basarono sulla relazione dell'accaduto da parte dell'unico testimone oculare. Infatti, Antonio Sardelitti, un altro ricoverato dell'ospedale, poté osservare da vicino come l'assassino, di nome Giuseppe Romanelli, per vendicarsi di essere stato espulso dall'ospedale, colpì con un pugnale Agostina, che morì all'istante. Questo lo vediamo anche rappresentato qua, c'è Giuseppe Romanelli e il testimone oculare. Il processo contro l'assassino, tenutosi a Roma solo poche settimane dopo l'accaduto e seguito da un pubblico prevalentemente femminile, finì presto con la condanna all'ergastolo, grazie a questa testimonianza. Come dimostrato dagli atti giudiziari nell'archivio di Stato a Roma, che contengono sia i risultati dell'autopsia che un disegno tecnico dell'assalto sulla base della testimonianza, i dettagli riportati dai giornali corrispondevano ai fatti. La suora fu colpita da 7 coltellate e cadde sul pavimento in un corridoio dell'ospedale di dissanguata poco tempo dopo. E questo si vede anche in questo bellissimo disegno professionale che probabilmente è stato fatto anche dal testimone. Al di là della crudeltà dell'assassinio, è interessante notare come l'accaduto venne interpretato e di conseguenza strumentalizzato dal mondo cattolico. Il clima di antagonismo fra la Chiesa e lo Stato liberale, che si era creato a Roma dopo la breccia di Porta Pia e la fuga del Papa in Vaticano nel 1870, portò i giornali di ispirazione cattolica a creare una narrativa politica attorno alla morte della suora. Numerosi articoli, necrologi e messe funebri proponevano un'identità anticlericale dell'assassino, sostenendo che tale omicidio era il prodotto di una società atea e violentemente contraria alla professione religiosa. Con il pensiero della stampa cattolica, un articolo pubblicato 2 giorni dopo la morte di Agostina sul giornale La Roma domandava, ora cito, ai reggitori della pubblica cosa, alle classi dirigenti, agli istitutori, se davanti agli atroci prodotti di questo ambiente, divenuti più che quotidiani, non credono giunto il supremo momento di tornare indietro, cioè allo Stato religioso, all'amministrazione cristiana, alla scuola credente, ai freni per la stampa, alla giustizia sommaria ed esemplare, al patibolo per le belve. Approfittando dell'empatia della comunità cattolica, indignata per la triste sorte di un membro della Chiesa, si diede il via vai ai processi per far sì che Agostina, semplice suora originaria di una famiglia di braccianti della provincia di Rieti, divenisse una vera e propria santa. Secondo questa lettura, Agostina, che all'indomani dell'omicidio venne soprannominata martire della carità,
fu uccisa in un ambiente ostile alla fede cristiana, proprio come i primi protomartiri. Questa trasformazione da semplice suora in martire della fede era in perfetta linea con la strategia della Chiesa post-unitaria di indirizzare nuovi strati popolari per coinvolgerli nella riconquista dell'autonomia storica, spesso indirizzando il mondo femminile, che si identificava come strumento utile per disseminare la fede cattolica all'interno delle famiglie. In questo senso, Agostina fu proposta come modello di umiltà e servizio sin dall'inizio, non solo per donne adulte, ma anche per bambine. In una lettera di una maestra a fanciulle di un orfanotrofio di Terracina, pubblicata in un periodico dei Missionari del Sacro Cuore del dicembre 1894, si legge a proposito: Voi, care fanciulle, abbiate il nome di Suora Agostina nelle vostre orazioni e l'esempio della sua vita nella vostra condotta. Anche fra voi c'è una piccola Agostina, se non erro. Vorrei che crescesse buona come che lei, che rimpiangiamo. Di conseguenza, anche il funerale di Agostina fu una imponente messa in scena strategica, organizzata con il sostegno pubblicitario della stampa cattolica. Al suo funerale, che si tenne 2 giorni dopo la sua morte, ovvero il 15 novembre 1894, parteciparono più di 5.000 persone. Si trattò di una vera e propria manifestazione dei fedeli che attraversarono tutta Roma dal Vaticano fino al cimitero del Verano, dove Agostina fu sepolta nella cappella privata delle Suore della Carità. Una litografia contemporanea ci mostra come il carro funebre con la bara della suora viene guidato da rappresentanti degli ordini religiosi, ma anche seguito da una grande folla che sta attraversando il vecchio ponte dei Fiorentini, che varcava il Tevere fino al 1941, vicino all'ospedale della suora. Vi ho messo anche questa piccola pianta di Roma del 1925, dove è visibile il Ponte dei Fiorentini, poi demolito, e anche l'ospedale di Santo Spirito che finora esiste. In questo processo verso la beatificazione di Agostina e più in generale nell'intento di strumentalizzare l'assassinio della suora come paradigma dell'oppressione del mondo cattolico negli anni che seguirono alla presa di Porta Pia, anche la fotografia giocò un ruolo emblematico. Come riportato dalla prima agiografia ufficiale di Agostina, scritta dal padre gesuita Francesco Saverio Rondina, e pubblicata per i tipi della Vera Roma nel 1895, la morte della suora, fino ad allora sconosciuta, attirò subito l'attenzione di cronisti e fotografi in cerca di una vera immagine della futura santa. Infatti sappiamo che Agostina fu fotografata il giorno stesso della sua morte. Vista la grande affluenza della folla, una delle consorelle di Agostina venne incaricata di accomodare la salma alla meglio, lasciando visibili le pugnalate sul cuore e sul braccio, e ornandola con una corona di rose bianche e un giglio. Allora, finora non sono ancora riuscito di trovare una fotografia vera e propria, ma vi posso fare vedere questa riproduzione fotomeccanica che fu pubblicata nella prima biografia da Rondina. Probabilmente ritoccata pesantemente, come dimostrano altre versioni più caste della stessa immagine nella stampa devozionale. Vi faccio vedere questo esempio più tardi. La fotografia aveva lo scopo di sottolineare il ruolo di martire di Agostina, enfatizzando
le sue ferite sanguinose e decorandola con parafernalia tipici per una vergine pura e santa. Una seconda fotografia fu eseguita 33 ore dopo la sua morte dal fotografo Francesco De Federicis, che esercitava il suo mestiere in un atelier a 2 passi dal Vaticano. Abile imprenditore, nonché fotografo del Papa dal 1887, De Federicis aveva ottimi rapporti con gli alti prelati e il clero romano, tanto che toccò a lui creare un ritratto più ieratico ed autorevole di Agostino. Grazie alla stampa d'epoca che tenne viva l'interessa e l'attenzione mediatica sulla morte della suora e sulla sua causa di beatificazione, siamo in grado di ricostruire con esattezza sorprendente come venne realizzato il negativo di questo ritratto, che vediamo qui ovviamente solo nella sua forma fotomeccanica. Dopo l'autopsia della salma, ordinata dalle autorità giudiziarie, eseguita contro la volontà delle consorelle di Agostina il giorno dopo la sua morte, il corpo dal sangue e rivestito con abiti immacolati. Le vennero riaperti gli occhi, fu adornata con rose bianche, è esposta in un cortile interno dell'ospedale, dove De Federicis poté fotografarla in condizioni di poca luminosità. Come possiamo dedurre dalle fonti, l'intento di questa operazione è quello di avere un ritratto di Agostina come se fosse stata ancora viva e che si prestasse meglio per una distribuzione mediatica su larga scala. Infatti, erano i giornali che per primi fecero ricorso alla diffusione della suora. Ancora prima che la sua fotografia venisse commerciata in negozio, De Federicis mandò una prima versione del ritratto a varie redazioni che si affrettarono a tradurre la fotografia in litografia. Ne è un esempio la già menzionata Vera Roma, intransigente giornale curato da Enrico Filiziani, che pubblicò l'immagine in prima pagina 3 giorni dopo il funerale di Agostina. Nonostante i visibili segni della morte, tra i quali il tono muscolare flaccido, lo sguardo annebbiato e le labbra screpolate, il ritratto venne elogiato in toni altisonanti. Ecco le angeliche sembianze della candida suora della carità. Conservano ancora la dolcezza dell'espressione nella rispondente armonia delle linee e dei contorni. I romani non dimenticheranno questo fiore di bontà e di bellezza, ahi, troppo presto reciso. Fortemente influenzato dai topoi letterari agiografici, questo elogio interpretava la bellezza della salma di Agostina come riflesso della presenza divina, nonostante il suo ritratto fosse tutt'altro che bello da vedere. Infatti, secondo il pensiero cattolico, era solo con la morte che il corpo acquisiva una forza irradiante, allorché il santo veniva reso partecipe della gloria e quindi della potenza di Dio. Il forte contrasto fra la glorificazione letteraria di Agostina da un lato e il suo ritratto crudele dall'altro era un effetto provocato dalla fotografia stessa. A differenza della pittura, che sapeva addolcire e idealizzare i tratti fisionomici, la nuova tecnologia spesso produceva immagini troppo crude o banali per suscitare emozioni, tanto che il ritratto del De Federicis fu tradotto in disegno e negli anni a seguire sostituito con immagini meno esplicite che permisero ai fedeli di identificarsi meglio con la santa. Nonostante il carattere aspro della fotografia, vi fu sin da subito una pressante richiesta di immagini di Agostina,
E il nostro fotografo ne era al corrente. Per vendere meglio il suo prodotto, Federici ritoccò il ritratto e dipinse sul petto di Agostina un ramo di palma, attributo tradizionale dei martiri cristiani. Poi, come possiamo vedere qui sullo slide, aggiunse anche l'epigrafe che riportava l'appellativo di martire della carità, il luogo e la data della morte della suora. Spero che si possa vedere anche se la fotografia in realtà è già un po' ingiallita. Questo ritratto agiografico memoriale fu poi stampato su carta albumina in vari formati e montato su cartone dorato che portava il marchio imponente del fotografo sul retro. Un sigillo di qualità che faceva subito capire che si trattava di una fotografia che godeva dell'approvazione papale. Per di più, De Federicis provvide a proteggere la sua fotografia dalle copie fraudolente di altri fotografi, come possiamo dedurre e ricostruire da un esemplare della sua fotografia oggi conservato nella Biblioteca Nazionale di Roma. Timbri, numeri e firme sul verso del cartone della foto la rendono un esemplare particolare che ci dimostra che De Federicis era abituato a fare ricorso alla Prefettura di Roma per registrare le sue opere. Il diritto d'autore d'epoca prevedeva infatti che ogni opera d'ingegno fosse resa noto alle prefetture provinciali per assicurarsi la protezione legale da parte dello Stato unitario. Anche se la fotografia non era ancora ufficialmente ritenuta come opera d'arte, tale riconoscimento venne implicitamente concesso al ritratto di Agostina, che vediamo qui. Come possiamo dedurre dalle note sul verso della fotografia, De Federicis la registrò il lunedì 21 novembre presso la Prefettura di Roma, 8 giorni dopo la morte della suora. La notizia dell'avvenuta registrazione uscì qualche settimana dopo sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia. Nel primo numero di gennaio del 1895 troviamo tutte le informazioni fornite da De Federicis in prefettura in mezzo ad altre opere di ingegno che sono soprattutto opere liriche e romanzi. Potete vedere l'elenco qua, qui. Per esempio, sono drammi, per esempio. In seguito, il ritratto di Agostina venne venduto in vari formati, non solo nello studio di De Federicis, ma anche dai giornali. La pubblicità che annunciava l'arrivo del ritratto fu pubblicata nella Voce delle Verità, il giornale principale della Roma papale. Il ritratto aveva un prezzo variabile tra una mezza lira e 5 lire per formati piccoli come la carte visite o il formato extra grande della dimensione di 30x40 cm, quindi una grandezza anche imponente. Cioè, ci possiamo immaginare magari di mettere un ritratto del genere nella stanza da letto o anche no. Pochi giorni dopo la sua scomparsa, Agostina circolava in tutta la città sotto forma di fotografia. Secondo la prima biografia di Agostina del 1895, il suo ritratto fu riprodotto in migliaia di copie e richiesto da esponenti di ogni classe sociale. Inoltre venne distribuito a coloro che intervennero ad una messa in suffragio in Gesù, organizzata dall'Unione Cattolica Italiana. Il ritratto fu anche richiesto dai preti di campagna come Don Giuseppe Morganti da Pozzaglia, che scrisse alla Vicaria Generale delle Suore della Carità il 19 novembre del 1894: "Se non fossi indiscreto, chiederei a Vostra Maestà una fotografia di Suor Agostina, o almeno qualche reliquia, per averne sempre dolce memoria."
Come sappiamo da altri casi di fotografia geografica, queste foto devozionali potevano diventare veri oggetti preziosi. Non solo venivano custodite in o incorniciate, ma anche messe a contatto con l'oggetto sacro fotografato o benedette da un sacerdote, a volte anche con l'acqua santa. In certi casi si incollavano alla fotografia di reliquie di terza classe, ovvero gli oggetti venuti a contatto con il martire, come vediamo in questo caso di fotoreliquia ibrida, che consiste in un pezzo di stoffa dalle vesti di Don Bosco attaccata a una sua fotografia. Infatti sappiamo che anche la salma di Agostina fu toccata con oggetti devozionali e che alcuni fedeli immergevano fazzoletti di stoffa nel suo sangue, rimasto sul pavimento dell'ospedale. Non sorprende allora che la conseguenza diretta della divulgazione di immagini tese via via le fotografie stesse, oggetti di culto, che al pari delle tradizionali icone venerate, si riteneva compissero guarigioni e miracoli. Ma di fronte a queste strategie di autenticazione e reauratizzazione delle fotografie, possiamo anche notare che da un lato la fotografia era considerata un'immagine acchiropita, miracolosamente creata senza l'intervento di una mano umana dalla natura stessa, dall'altro era chiaro che si trattava pur sempre di un'immagine meccanica, che aveva bisogno di essere legata a certe tradizioni, per poter essere accolta in un ambiente con norme e pratiche sociali secolari. In questo contesto sono interessanti anche alcune fonti visive, come questo dipinto di Joaquín Sorolla del 1893, che mette in risalto la dialettica fra la fotografia e l'oggetto fotografato. Foto immaginette o santini, come quelli che vediamo nella mano del giovane chierichetto sulla sinistra del quadro, acquistarono una propria autenticità grazie al loro utilizzo durante alcuni riti liturgici. Allo stesso tempo contribuirono anche a dare una maggiore visibilità e quindi autorità ad oggetti sacri, come questa reliquia dell'Apostolo Paolo, custodita nella chiesa omonima a Valencia, in Spagna, che in questo dipinto viene offerta ai devoti. In questo contesto materiale e sociale si inseriscono anche i ritratti fotografici di Agostina. Durante le messe funebri, le fotografie di Agostina davano visibilità e peso tangibile a una persona che era stata pressoché invisibile, non solo durante la sua vita, passata di fatto reclusa in un ospedale al servizio dei malati, ma anche durante il suo funerale, dal momento che il corpo era celato da una bara di zinco. Di conseguenza, gli intervenuti alle messe funebri e ai memoriali in tutta l'Italia potevano intuire ed esperire la presenza della suora solo guardando e toccando nella fotografia. Inoltre, queste foto avevano lo scopo di promuovere un modello di vita in linea con le norme sociali stabilite dalla religione cattolica ed in particolare erano utili alla sfera femminile, che doveva idealmente seguire l'esempio di Agostina in termini di umiltà, servizio e testimonianza di fede. Allora, arrivo alla fine. Il culto fotografico che si creò intorno ad Agostina può essere perciò concepito come un nuovo strumento di evangelizzazione e si inserisce perfettamente nella strategia della Chiesa post-unitaria di coinvolgere anche le classi popolari e di avvicinarle al cattolicesimo, proponendo e sponsorizzando delle moderne agiografie. Non a caso, Papa Leone XIII fece dipingere nel 1884
un'allegoria della fotografia che metteva in risalto la potenza divulgativa della fotografia. Sotto una nuvola che ospita le tre arti principali della pittura, scultura e architettura, troviamo anche una personificazione della fotografia, facilmente riconoscibile grazie al suo attributo, la macchina fotografica, mentre riceve la benedizione da parte della Ecclesia, rappresentata con un crocifisso in mano come donna illuminata dallo Spirito Santo. Per concludere questa presentazione vorrei brevemente sottolineare che l'aspetto materiale, e non soltanto quello visuale, delle fotografie di Agostina era uno degli elementi più importanti. Negli ultimi anni gli studiosi esponenti del filone dei cosiddetti Material Culture Studies e dell'antropologia postcoloniale hanno contribuito a una rivalutazione della fotografia, sottolineandone la sua doppia identità, non soltanto come immagine bidimensionale, ma anche come oggetto tridimensionale che acquista valore epistemologico grazie alle sue vicende storiche e critiche. Partendo dal presupposto che non esistono due fotografie identiche nel tempo e nello spazio, e dal fatto che ogni fotografia quindi costituisce un oggetto unico con una biografia individuale, questo nuovo approccio ha permesso di mettere in risalto la materialità della fotografia. Le fotografie non sono solo immagini da guardare, ma anche oggetti materiali che si possono girare, toccare, annusare, benedire, baciare, archiviare e ovviamente anche studiare. Grazie a questa polivalenza, ogni fotografia ha un percorso individuale che la rende unica nonostante la sua riproducibilità illimitata. Infatti, anche le fotografie di Agostina, proclamata finalmente santa da Papa Giovanni Paolo II nel 1999, non furono solo guardate, ma anche toccate, commerciate e collezionate. Come ho cercato di dimostrare attraverso la discussione dei timbri, delle firme e dei numeri di inventario sul retro della fotografia, gli scatti di Agostina furono calati in una moltitudine di contesti sociali, legali ed economici, grazie alla loro doppia identità, sia come oggetti materiali che immagini di martirio. Grazie. Bene, ho riattivato l'audio. Grazie a Moritz, spero che mi sentiate, sì? Sì? Bene, per un intervento molto chiaro che personalmente ho trovato anche veramente molto stimolante dal punto di vista semiotico, no? Perché ci mostra la fotografia come nella sua forza di segno iconico, come qualcosa che ha una sua. Ha un suo significato che si trasmette per contatto, ecco, in qualche modo. Mi piacerebbe molto, molto discutere di queste cose, tra l'altro sull'importanza del supporto. Noi semiotici siamo purtroppo sempre un po' indietro perché abbiamo questa tradizione per cui solo la forma è pertinente, no? Allo studio, e invece diciamo, abbiamo molto da apprendere da questo punto di vista. Però magari queste riflessioni me le tengo per la fine, nel caso che rimanga un po' di tempo per fare un po' di discussione tutti insieme, e invece vado a presentare il secondo intervento di oggi. Quindi abbiamo Eleonora Chiais, che fa parte del nostro team di ricerca Nemo Sancti, è una semiotica dedicata alla moda e all'immagine di moda e che ci parlerà di come immortalare le reliquie, il caso All the Saints You Should Know. Grazie Francesco. Allora, mentre mi adopero per condividere la mia presentazione, cosa che è sempre complicata. Allora, io intanto volevo ringraziare tantissimo Moritz Lampe perché ha fatto un intervento veramente molto denso,
del quale appunto anch'io spero che avremo molto modo di discutere dopo, perché io personalmente ho preso 3 pagine di appunti e quindi spero che avremo molto tempo di discuterne dopo. Quindi, insomma, in primo luogo grazie mille e grazie a Francesco per aver assunto tutti gli oneri organizzativi di una bella occasione di riflessione. Allora, dovreste vedere le mie slide che lascio, che condivido in questo modo, e le intere. Allora, dunque, io da parte mia invece vi propongo una riflessione che appunto è una riflessione su un fenomeno molto particolare, che è il fenomeno della volontà di immortalare l'immortale in qualche modo, quindi immortalare l'immortale. Quindi in qualche modo io vi propongo di approcciare a questo tema, che è un tema evidentemente molto ampio, partendo appunto da questo caso specifico, che è il caso specifico di questo blog fotografico di questa fotografa americana che si chiama Elizabeth Harper. Creato sostanzialmente questo spazio virtuale per almeno in un primo momento, poi il blog è evoluto al passare del tempo, ma almeno in un primo momento per riproporre le immagini di questo suo tour organizzato in un modo molto simile ai Grand Tour ottocenteschi, a caccia di reliquie e corpi incorrotti a spasso tra le chiese romane. Ora, però, prima di entrare nel merito dell'analisi delle immagini che poi costituiscono il corpus della mia riflessione di oggi, credo che sia necessario fare alcune premesse che faccio molto velocemente. In primo luogo, le reliquie. Se consideriamo le reliquie nella loro origine etimologica, scopriamo che questo termine deriva, e si sa, dal latino reliquia reliquiarum, quindi letteralmente avanzi o resti. E che a sua volta questo termine viene da relicus, quindi restante, oppure da relinquere, quindi lasciare. Quindi siamo di fronte a un lascito in qualche modo involontario del santo o del beato, che nel momento in cui si presenta di fronte allo sguardo dei fedeli, dei devoti, tradisce in qualche modo, e questo è il primo assunto, tradisce quella che è la condizione essenziale della fede, cioè quell'assunto base secondo il quale si crede in qualcosa malgrado l'assenza. Qui al contrario invece le prove ci sono eccome. E infatti le reliquie presentate, le reliquie proposte alla devozione popolare sono, secondo quello che ci ricorda questa famosa istruzione sulle reliquie nella Chiesa a proposito della loro autenticità e conservazione, che è del 2017, le reliquie sono la dimostrazione concreta del fatto che il corpo dei santi e dei beati, che è destinato alla risurrezione, è stato sulla terra il tempio vivo dello Spirito Santo, nonché lo strumento della loro santità, quindi un oggetto utilizzato per fare. E questa santità poi evidentemente, noi lo sappiamo, è stata poi riconosciuta dalla sede apostolica tramite il processo di beatificazione e di canonizzazione. E però il problema di base è, e la domanda di base è, se queste reliquie fossero sganciate in qualche modo da tutta questa cornice che viene messa loro intorno, se fossero sganciate, sarebbero ugualmente significanti ai nostri occhi, agli occhi dei devoti che... No. Secondo Massimo Leone, per esempio, no, nel senso che i reliquie, tutti quei dispositivi che inglobano in qualche modo le reliquie, ne costruiscono l'enunciazione, ci danno il senso. Quindi una reliquia sconnessa da questi apparati che sono capaci di creare il senso di questi oggetti di fronte ai quali ci troviamo, però molto meno significanti, avrebbero dei significati diversi. Per quanto riguarda la reliquia nella sua tangibilità, è bene ricordarci che anche questa, nel momento in cui viene esposta o comunque viene parzialmente esposta, in qualche modo viene costruita in vista, viene preparata in vista di
una significazione, appunto, e quindi inserita all'interno di un dispositivo che è di per sé significante, anche la reliquia diventa in qualche modo messaggio lei stessa. Quindi il medium reliquia è messaggio nel senso primo di McLuhan, evidentemente, in questo caso. E quindi se questi oggetti, che sono degli oggetti che il nostro sguardo rende in qualche modo significanti, ma anche il contesto all'interno del quale si pongono rende significanti, questi oggetti sono quelli che secondo la semiotica rientrano nel novero dei segni indicali, quindi quei segni che significano in virtù della loro contiguità fisica con l'oggetto, nel nostro caso specifico il corpo del santo. E quindi possiamo dire che le reliquie e i resti mortali in generale non sono altro se non una sineddoche della santità? Secondo me sì, avremo eventualmente modo di discutere. La seconda premessa indispensabile è una premessa di carattere invece più strettamente normativo. Quindi, nel corso della storia dell'universo ecclesiale, le reliquie, come d'altra parte in generale i resti mortali, sono storicamente considerati mediatori della grazia divina e questo ha fatto sì che il loro culto si possa annoverare tra le più antiche forme di manifestazione della devozione popolare. Marco Papasidero, che arriverà subito dopo di me, avrebbe molto da dire in questo senso. Però d'altra parte, ancora prima, è indubbio che nel cristianesimo il valore del corpo e della corporeità tangibile, concreta, sia estremamente potente. Dall'idea dell'incarnazione in poi, questa cultura è sempre orientata all'interpretazione del corpo come la scena, in qualche modo, di rappresentazione del sacro. Questa sacralità è però per definizione immortale, evidentemente, come ci ricordava anche Moritz un attimo fa. Ma infatti, ed è per questo che le reliquie, anche dal punto di vista normativo, non sono considerate come cadaveri, quindi non vengono etichettate come una parte di un corpo morto. Mi spiego meglio. Per esempio, nel codice di diritto canonico, nel secondo punto del canone 1237, cito, secondo le norme prescritte nei libri liturgici, si mantenga l'antica tradizione di porre sotto l'altare fisso le reliquie dei martiri o di altri santi. Questo obbligo evidentemente è in qualche modo derivato dal canone Itemplacuit, deliberato dal Concilio di Cartagine nel 411 e rende evidente il volere dei padri cartaginesi che prevedeva appunto l'obbligo di riporre alla base dell'altare su cui veniva compiuto il sacrificio eucaristico resti mortali dei martiri. Ora, questa scelta evidentemente si può leggere come un lento ma ininterrotto processo di osmosi tra le reliquie e l'Eucarestia. Un processo che in qualche modo è già stato avviato in epoca paleocristiana e che poi culminerà qualche secolo più tardi con l'esaltazione della valenza dei frammenti sacri nel contesto della legislazione carolingia. Non è questa la sede per approfondire. A noi interessa soltanto la norma del diritto canonico che presuppone la necessità di apporre queste reliquie. E ci interessa perché? Ci interessa perché di poco successivo rispetto a quello che abbiamo considerato canone 1202, nel secondo punto, si legge, cito di nuovo, sotto l'altare non sia riposto alcun cadavere, altrimenti non è lecito celebrarvi sopra la messa. Ora, questo rende chiaro, anche dal punto di vista normativo, che le reliquie, pur essendo per definizione un oggetto che si propone come interessante agli occhi dei devoti, ma anche agli occhi degli analisti, come un oggetto che rimanda a una dimensione corporea, concreta, tangibile, di qualcuno che però non è più di questo mondo, non può essere etichettato come un cadavere. E questo è molto interessante. Questo ci è utile, nel contesto in cui siamo oggi,
Perché entrando nel merito del mio intervento, l'obiettivo mio di oggi è quello di proporre un'analisi su una scelta stilistica e fotografica ben chiara, che è quella adottata per fotografare le reliquie, in questo caso specifico che vi propongo. Questo ci interessa perché si tratta di una tecnica fotografica che non vuole immortalare invece i cadaveri, perché sono due cose completamente diverse. Il cadavere non è altro se non un'eco visiva di quello che è stato, quindi l'immagine post mortem, come quelle che ci ha fatto vedere ancora Moritz poco fa. Queste immagini post-mortem sono la manifestazione concreta di quella definizione, che è una definizione di Roland Barthes, secondo cui la fotografia altro non è se non una morte al futuro. Quindi, come sappiamo, la fotografia è intesa come un'impronta che testimonia che qualcosa è stato e non è più, quindi il cadavere di un'esperienza. Nel caso delle reliquie, però, questo non vale perché la reliquia, non essendo un cadavere, è e resta uguale a se stessa. Viene, come dicevamo prima, appunto immortalata nella sua immortalità. Ma quindi, come si può fare a fotografare questo oggetto immortale e a renderlo significante agli occhi di chi lo osserva? Dopo questa lunga premessa, per cercare una risposta a questa domanda, vi propongo appunto questo caso del blog fotografico della fotografa Elizabeth Harper. Ora, lei, dicevamo, è americana, viene da una famiglia di immigrati italiani molto cattolici e ha raccontato che l'idea del blog nasce sostanzialmente dal suo interesse per il lato più morboso del cristianesimo. Ma poi, aggiungendo dettagli, spiega che questa scelta è legata a un'esperienza personale che lei ha vissuto bambina, quando per la prima volta si è trovata di fronte a una reliquia. Trovandosi di fronte a questa reliquia, lei dice, cito, "Avrò avuto 9 anni e quello è stato il mio primo contatto con il sublime". Quindi questo contatto con il sublime è quello che in qualche modo l'ha portata a fondare questo blog. Ecco quindi le foto. Allora io vi propongo un corpus di 8 immagini prese dal blog che ho suddiviso in 3 gruppi su un immaginario continuum che va dalla trasparenza assoluta all'opacità assoluta, passando per un livello intermedio che possiamo, secondo delle preferenze, chiamare di semitrasparenza o di semiopacità. Questa modellizzazione che vi propongo immagina un estremo sul lato della trasparenza, che vedete già qui. Le immagini che mostrano tutto e all'estremo opposto, quindi sul lato dell'opacità, le immagini, gli scatti che invece sono creati con lo scopo di celare il più possibile, esasperando anche, ed è quello che a noi interessa qui oggi, tramite la tecnica fotografica utilizzata, l'idea del mistero. Le prime immagini, sono quelle che ho in di leggere come trasparenti. Si tratta di 3 scatti, 2 primi piani e un dettaglio, che immortalano Santa Vittoria, che è conservata appunto a Roma nella chiesa di Santa Maria della Vittoria. Si tratta di 2 scatti, i primi due sono 2 scatti molto ravvicinati. Il primo riprende il viso con la vistosa cicatrice insanguinata sul collo, per la quale noterete senz'altro le somiglianze della prima foto di Suor Agostina che ci ha fatto vedere un attimo fa Moritz. Quindi questa vistosa cicatrice sul collo, e l'altra riprende invece la mano, che è una mano che è parzialmente decomposta, almeno insomma nel suo interno. L'idea che viene trasmessa attraverso questi primi 2 scatti è un'idea di morte, una morte che però lontana dall'essere un fatto di un istante, quindi un fatto della morte, diciamo, la morte nella nostra cultura quantomeno è visibile in un periodo molto limitato dalla sua apparizione alla scomparsa del cadavere, mentre questa idea di morte è un'idea di morte che rimane lì costantemente osservabile. Dall'altra parte abbiamo invece il corpo della beata Anna Maria Tagi, che è conservato in una basilica a Trastevere, e sembra invece un corpo addormentato, che quindi si contrappone al primo per l'estrema serenità di questa espressione. Quindi in questi
in questi primi tre scatti, però immaginando di trovare un tratto comune, è comune la volontà di immortalare i dettagli, quindi di dare centralità alla parte più corporale, concreta, tangibile dei corpi, prescindendo completamente dal contesto, tramite l'uso di un'inquadratura molto stretta che lasci ben poco all'immaginazione, quindi alla soddisfazione di quel morboso desiderio che la nostra fotografa ci dice essere stata la prima spinta per la creazione di questo blog. Nel secondo gruppo, quindi che possiamo etichettare come le immagini semi trasparenti, vediamo invece le fotografie dei corpi di Santa Francesca Romana e di Santa Paola Frassinetti. L'obiettivo, in questo caso l'obiettivo della macchina fotografica della fotografa, si allontana leggermente, dando spazio all'intero corpo, corpo che lo vedete in un caso è un corpo mummificato, nell'altro è un corpo ridotto ormai a scheletro. Comunque si allontana leggermente e questa scelta ha due immediate conseguenze. In primo luogo, nell'immagine si insinua una certa dose di mistero. Perché uno si potrebbe chiedere, ma come sarà nel dettaglio l'espressione di questo santo? Che cosa terrà in mano? L'unico modo per scoprirlo è compiere un'azione, quindi allargare l'immagine. Siamo sempre su un blog, quindi questo è possibile. Seconda conseguenza di questa tecnica fotografica è che quest'immagine, quest'inquadratura ha la diretta e immediata conseguenza di attribuire ai corpi ritratti un'idea di venerabilità in senso primo. In questo caso, quindi, la fotografia si propone come un dispositivo inglobante di secondo livello, in qualche modo, la teca è il primo livello, e quindi alla fotografia è attribuito il compito di aiutare a costruire l'enunciazione del corpo che ci viene presentato. Arrivo alla mia terza coppia di immagini che possiamo definire come immagini opache. Qui abbiamo San Roberto Bellarmino e San Giovanni da Triora. Qui siamo di fronte a delle immagini in cui la venerabilità è la protagonista assoluta dello scatto. Il mistero in questo caso è un mistero totale. I corpi proposti sono inglobati in tre cornici diverse, perché abbiamo la maschera mortuaria, abbiamo la teca e poi abbiamo l'altare. E ancora un ulteriore livello abbiamo la fotografia, quindi addirittura quattro livelli. Indagare i dettagli di questi corpi è difficilissimo, praticamente è impossibile, ma soprattutto non è questo l'obiettivo delle fotografie che abbiamo qui, perché l'intento narrativo della fotografa pare essere quello di proporci questi corpi come qualcosa da guardare a debita distanza in qualche modo. In queste fotografie le spoglie mortali, quindi la componente più concreta, è completamente opacizzata, quindi a diventare oggetto dell'interesse dell'obiettivo della fotografa sono invece i dispositivi che fungono da dispositivi inglobanti. Noterete anche la luce, a differenza delle prime immagini che abbiamo considerato, che attribuivano la luminosità soltanto al corpo che voleva essere ritratto, qui la luce è più diffusa all'interno dell'immagine, anche l'altare è luminoso e questo crea evidentemente un continuum visivo tra il corpo e la sacralità che questo corpo incarna in qualche modo. Concludo velocemente condividendo con voi quelle che sono veramente delle sensazioni. Allora, mi sembra che il primo gruppo di immagini, quindi quelle che abbiamo etichettato come immagini trasparenti, siano le più simili alle immagini post-mortem in senso classico e abbiano il compito di lasciare alla fotografia il ruolo di dispositivo inglobante e quindi il compito di costruire l'enunciazione e di precisare il senso dell'oggetto rappresentato. Un senso che, secondo me, evidentemente presuppone una certa intimità con queste sante. Quindi una certa vicinanza che poi è quella che sostanzialmente cercano i fedeli quando vanno a visitare i corpi dei loro santi o dei beati quando questi corpi vengono esposti.
Nel secondo gruppo di immagini, quindi il gruppo centrale, la sacralità del corpo ritratto è indubbia, data la teca. Questa teca è presente, ma è la fotografia che ha il compito di guidare lo sguardo del fruitore all'interno dello scatto. Nell'ultima coppia di immagini, invece, che sono forse dal punto di vista della tecnica fotografica le immagini più classiche di questo genere di rappresentazione, l'ampiezza della veduta che ci viene proposta elimina completamente la componente voyeuristica e ci propone due corpi apparentemente sconnessi dall'idea della moda esperita, concreta, reale. Questi corpi vengono immortalati in tutta la loro sacralità e quindi vengono proposti fin dalla primissima interpretazione come oggetti da leggere senza timore di smentita nella loro natura prima di simulacri, simulacri che fungono da mediatori di una grazia divina alla quale è certo possibile accostarsi, ma mantenendo le dovute distanze. Perché queste immagini sembrano volerci ricordare un po' quello da cui siamo partiti, la fede deve essere una fede che appunto si fida senza bisogno di prove e quindi io non ho nessuna possibilità di concretamente accedere a questi corpi che pure mi vengono proposti, ma mi vengono proposti un po' da lontano. In questo caso di prove visibili, per esempio sui dettagli anatomici dei corpi ai quali eventualmente possiamo, con i quali possiamo trovare delle somiglianze, delle differenze, non sono semplicemente abbordabili lato utente. E questo rende queste immagini delle immagini completamente opache dal punto di vista del fruitore, ma costruiscono una dimensione narrativa che in qualche modo le unisce, le rende appunto l'oggetto finale di questo continuum di rappresentazioni che hanno tutte, l'abbiamo visto, una loro narrazione sottointesa. E su questo vi ringrazio. Bene, spero che mi sentiate. Ringrazio Eleonora che ha fatto un'analisi impeccabile e che veramente ho apprezzato moltissimo. Spero poi di farlo vedere anche nel mio intervento, ma poi al di là di quelle che sono le mie idee personali, aveva anche molte rispondenze con quello che Moritz ci ha mostrato nel suo intervento introduttivo e mi sembra che ci fossero ecco, che siano state colte. Purtroppo sì, il tempo è tiranno, quindi vado avanti, proseguo e do senz'altro la parola a Marco Papasidero, storico con una vocazione per l'antropologia, il quale ci parlerà invece delle raffigurazioni dei corpi santi negli Acta Sanctorum. Riflessioni, preliminari. Do la parola a Marco. Grazie mille Francesco, confermami prima di tutto che mi sentite bene e secondo provo a condividere lo schermo. Vediamo se riesco. Arrivo, eh. Non vedete nulla? No. No, vediamo ancora Ancora te. no. Sì, mi dice impossibile visualizzare il contenuto condiviso. Accertarsi dell'autorizzazione a condividere il contenuto, quindi riprovare. Aiaiaia. Aspetta che vedo se... Sai cosa faccio? Ah, aspetta, ho sbloccato una cosa. Ok. Adesso? Ecco, sì, adesso sì. Sei. Per Ok, vedete la presentazione a schermo intero? ora no. Ora non vediamo più. Ora dovreste vederla. Ecco, Ora la adesso è vediamo. perfetto. Ok, Benissimo, ecco, va bene, possiamo. grazie mille. Allora, io inizierei, ringrazio chi mi ha preceduto, sono state entrambe delle bellissime relazioni, sarà molto interessante anche la relazione che segue e spero anche la mia.
Allora, l'argomento di cui voglio parlarvi, che si sposta un pochino dal tema prettamente fotografico che è stato trattato finora, è quello della raffigurazione di corpi santi negli Acta Sanctorum. L'ho intitolato Riflessioni preliminari proprio perché, perché appunto questa espressione descrive pienamente lo stato della ricerca, cioè una ricerca ancora alle prime battute e della quale vi offro appunto dei primi spunti. E mi farà molto piacere anche ricevere eventuali suggerimenti, indicazioni, suggestioni sul tema, siccome è appunto tutto in cantiere. Prima di entrare nel cuore del tema, cioè quello dei corpi santi e Acta Sanctorum, credo sia opportuno fare una piccola introduzione su quella che è appunto la fonte, il contenuto. Nella quale queste immagini si trovano, che è appunto quello che sono appunto gli Acta Sanctorum, appunto gli Acta Sanctorum. Molti di voi conosceranno sicuramente di cosa si tratta. Gli Acta Sanctorum sono una raccolta in una sessantina di volumi, più di 60 volumi, in tre edizioni che raccolgono tutta una serie di testi agiografici relativi ai santi. Perché ho titolato L'avventura di Acta Sanctorum? Perché, contrariamente a molte altre opere, comunque molto interessanti, degne di pregio, e molto utili per la ricerca storica, gli Acta Sanctorum rappresentano veramente una pietra miliare, a mio avviso, e non solo nella storia degli studi agiografici. Perché rappresentano uno dei primi o comunque un punto importante di svolta per questo tipo di studi. Cercando brevemente di ripercorrere questa storia, ho inserito nella parte destra della slide una sorta di cronoprogramma, diciamo così, di personaggi che hanno avuto un ruolo centrale, almeno nell'avvio dell'avventura di Acta Sanctorum, e che rappresentano un po' i più noti, almeno alcuni di questi, dei cosiddetti bollandisti. Vedremo perché usiamo questo termine. Per cercare però l'origine di questa raccolta di vite di santi, di testi agiografici, bisogna sicuramente andare alle due pubblicazioni che vi ho riportato in cima alla colonna, cioè quella del 1607, Fasti Sanctorum, e quella del 1605, Vitae Patrum, di Heribert Rosweide. Spero le pronunce siano corrette, se no chiedo venia, sia per questo che per i nomi successivi. In ogni caso, queste due opere che cosa rappresentano? Rappresentano diciamo gli Acta Sanctorum in nuce, cioè quel qualcosa dal quale poi l'intuizione e lo sviluppo di Acta Sanctorum ha preso appunto avvio. Heribert Rosweide è un gesuita olandese, di origini olandesi, che inizia a lavorare a queste due opere, ma anche ad altre, con l'intento di fare che cosa? Di valorizzare e raccogliere una grande quantità di testi agiografici che si trovano nei monasteri e nei conventi del Belgio. Preciso che tutto il percorso diciamo, di Acta Sanctorum va collocato nell'ambito appunto della Compagnia di Gesù, dei Gesuiti. Rosweide quindi inizia questo suo lavoro mettendo insieme queste vite di santi, questo materiale, pubblicando appunto questi due volumi. Perché sono così importanti? Perché il primo in particolare di questi volumi, i Fasti Sanctorum, raccolgono non solo un insieme di testi, ma anche il programma che Rosweide aveva in mente per sviluppare un'opera molto più ampia di studi geografici e quindi sulle vite dei santi, opera che per esempio doveva avere come continuazione, a parte alcuni volumi iniziali, una raccolta di 12 volumi, uno per ogni mese dell'anno, dedicati appunto ai santi, il cui Dies Natalis, che è il nome della nostra tavola rotonda, il cui Dies Natalis scadeva proprio in quel mese. Purtroppo il lavoro di Rosweide comunque venne interrotto, non proseguì appunto per la morte sopraggiunta del gesuita. Ed è proprio da questo punto in poi che può cominciare ufficialmente questa avventura degli Acta Sanctorum. Jean Bolland
è colui che darà il nome a questa società, che sarà appunto la società dei bollandisti, dal lavoro e dalle intuizioni del fondatore ufficiale di Acta Sanctorum, che ebbe il compito, gli venne assegnato il compito di portare avanti il lavoro rimasto interrotto del suo predecessore. Lui accettò questo incarico e iniziò a lavorare a questo progetto, però volendo metterci del suo e volendo dedicarsi appunto a sviluppare quell'ambizioso progetto secondo anche un po' le sue direzioni e la sua impronta. Per farla breve, lui inizia a lavorare a Acta Sanctorum, inizierà col tempo a rendersi conto che quell'impresa era mastodontica per una persona sola e chiamerà e ch richiederà anzi l'attribuzione di un collaboratore, che è la terza persona elencata nella slide. Questo collaboratore inizierà a lavorare con Bolland ed è proprio dall'incontro tra i due che si originerà quel particolare metodo applicato ai testi agiografici, che poi noi conosciamo all'interno di Acta Sanctorum, ovvero la presenza non solo di questi testi agiografici legati ai santi, ma anche di un ampio commentario iniziale che serve appunto a capire e a districarsi tra le varie fonti, la loro analisi di attendibilità storica, l'analisi di collocazione del santo dal punto di vista temporale del dies natalis, eccetera. Questo grande progetto andò avanti negli anni e sicuramente questi sono tra i nomi più rilevanti. Tra parentesi, ho messo gli anni che loro dedicarono al lavoro su Acta Sanctorum, ed è interessante notare come per Henschen e Pape e Pavebrock, per loro gli anni svolti al lavoro, impiegati per lavorare su Acta Sanctorum, furono degli anni di esclusivo lavoro agiografico, cioè si dedicarono esclusivamente a quello. Mentre invece il fondatore, diciamo, di tutto questo progetto, l'avviatore di questa avventura, lavorò su Acta Sanctorum, ma si dovette sempre districare con tutte le altre incombenze della vita del sacerdote. Degli Acta Sanctorum esistono. Sto cercando di mandare avanti la slide, ma non va. Vedete la slide successiva? Per ora no. ora no. Ecco, ora Eccola. io la vedo e anche voi, credo. Perfetto. E quindi queste sono le tre edizioni che vennero fatte degli Acta Sanctorum, che vennero stampate nel corso del tempo. Diciamo che sono edizioni abbastanza simili tra loro, in alcuni casi identiche, in altri casi ci sono delle differenze che riguardano l'aggiunta di alcuni mesi, quelli finali, eccetera. Però non stiamo appunto qui a entrare in questi dettagli. E veniamo appunto al tema, una volta che vi ho introdotto un po' al tema di Acta Sanctorum, che è ovviamente tra le righe cosa fondamentale da dire, il contesto in cui Acta Sanctorum nascono a metà del 600, diciamo con l'inizio del 600, col lavoro di cui vi parlavo prima, ancora in nuce, siamo nel periodo in cui la Chiesa Cattolica guarda con attenzione al difendere, in un certo senso, il culto dei santi e i santi stessi, quindi in un periodo di controriforma, e sicuramente un lavoro di questo tipo, cioè affrontare in maniera critica, col metodo storico critico, col metodo filologico, i documenti, le fonti relative ai santi, è sicuramente uno strumento abbastanza forte che viene messo in campo. Queste sono le tre edizioni e veniamo adesso all'argomento appunto della ricerca. La ricerca che ho pensato di condurre, che ho avviato sostanzialmente da qualche mese, consiste nel fare che cosa? Nel cercare di riflettere su un binomio, cioè corpi santi da un lato e Acta Sanctorum dall'altro. Siccome questi volumi, come potete vedere da una porzione rappresentata, sono ricchi di raffigurazioni,
Queste raffigurazioni, tra queste raffigurazioni si trovano anche delle immagini raffiguranti i corpi santi. Diciamo che di immagini ce ne sono numerosissime, ci sono immagini di reliquie, immagini di tele, immagini di corpi santi, quindi c'è una grande varietà di materiale che si trova all'interno dell'opera. Però il mio interesse, per me che mi occupo, che mi sono occupato e mi occupo tuttora di reliquie e di corpi, sicuramente è un argomento che attira molto la mia attenzione. Quindi il primo passo che ho fatto nell'imbastire la ricerca è stato quello di andare a costituire un corpus. Quindi ho preso i miei Acta Sanctorum, li ho virtualmente, perché fortunatamente sono quasi sempre disponibili online, sfogliarli e cercare di costruire un repertorio di tutte queste immagini di corpi santi. Devo dire che, e questo testimonia il fatto che è appunto una ricerca molto in fieri, che inizialmente mi aspettavo di trovare una grande quantità di rappresentazioni. Invece, in realtà, ne ho trovate ben poche, cioè siamo sull'ordine della decina addirittura, nonostante i numerosi volumi di cui vi ho detto prima. Nonostante questo, però, mi è sembrato comunque interessante. Adesso vedremo perché e mi direte anche se sarete convinti dalle mie motivazioni, riflettere comunque su questa dimensione del corpo, della raffigurazione del corpo all'interno degli Acta Sanctorum. Diciamo una cosa di carattere metodologico, che nella selezione che ho fatto per individuare queste immagini ho cercato di tagliare proprio in maniera netta dal punto di vista dei criteri di selezione. Queste immagini, infatti, all'interno degli Acta Sanctorum ho trovato tante raffigurazioni di statue, per esempio, messe, statue che raffigurano il santo come se fosse morto, diciamo così, come se fosse su un catafalco, eccetera. Ecco, in quel caso io ho scartato quel tipo di raffigurazioni per concentrarmi esclusivamente sulle immagini che raffigurano il corpo del santo, che, come vedremo, nella maggior parte dei casi è un corpo incorrotto. E qui ritorniamo a quello che diceva Eleonora poco fa. Vi ho portato due esempi molto rapidi per fare semplicemente alcune osservazioni. Allora, questo è un primo caso molto interessante che è il corpo di San Davino. San Davino è, secondo la tradizione agiografica, un pellegrino armeno che, visitando poi i luoghi santi, giunge in Italia, dopo aver visitato Gerusalemme, giunge in Italia, va a Roma, arriva a Lucca. Che tra l'altro, che tra parentesi, cioè non arriva in una città a caso, è un importantissimo luogo di pellegrinaggio nel Medioevo per la presenza del Volto Santo, che è una statua miracolosa, cheropita, eccetera. E quindi lui, arrivando a Lucca, però si ammala e lì muore ed è lì tuttora sepolto. L'immagine che vi propongo è una pagina di Acta Sanctorum, nella quale è inserita appunto questa raffigurazione. Ora, qual è l'utilità, secondo me, di una ricerca condotta appunto sulla rappresentazione del corpo? La prima domanda, le domande che io mi sono posto, riguardano, la natura di questa immagine. Cioè, questa immagine, che cos'è, come è arrivata all'interno degli Acta Sanctorum? E la risposta, le risposte, secondo me, sono molto interessanti. Prima di tutto, e soprattutto possono variare da un caso all'altro di queste raffigurazioni di corpi santi e anche delle raffigurazioni delle altre immagini. Sicuramente l'origine di queste immagini è legato da un lato alla possibilità che uno di questi agiografi che vi ho citato all'inizio, come lo stesso Bollan, Pape, Brock, eccetera, visitassero personalmente le biblioteche, le chiese, in cerca appunto di documenti per condurre le loro ricerche agiografiche. Spesso, nell'ottica, nell'ambito di queste ricerche, si imbattevano o in materiale, quindi in testi, o addirittura in incisioni, immagini di questo tipo, oppure che si facessero inviare da collaboratori che si trovavano sul posto, da amici, attraverso, grazie alla loro fitta rete di collaborazione, perché appunto gli Acta Sanctorum erano diventati nel tempo un'opera veramente importante, quindi la loro azione di lavoro era riconosciuta e amata.
nonostante poi dei problemi su cui non ci soffermiamo, diciamo, un po' più tardi. Comunque, in questi casi sì, loro entravano in possesso appunto di queste immagini. Nel caso specifico del santo che abbiamo davanti, San Davino, il breve testo che è premesso all'immagine indica come l'immagine sia giunta all'interno, sia giunta nelle mani del bollandista, cioè dell'agiografo che lavora al volume. E nel caso specifico si parla del fatto appunto che questa riproduzione gli è stata fatta avere. Una cosa però interessante è che questo lavoro, come vi dicevo poco fa, non si esaurisce nel semplicemente mettere insieme del materiale che si è trovato, ma anche in un'azione diretta dell'agiografo che vede, sperimenta e osserva personalmente le cose. Nel caso del corpo di San Davino, questa osservazione è appunto diretta, tanto che nel commentario, nelle poche righe che precedono, c'è scritto precisamente che l'agiografo, che in questo caso è Daniel von Peipbroek, ha visto personalmente questa immagine, quindi lui offre la sua testimonianza dicendo questa immagine che segue non solo mi è stata mandata e io l'ho ricevuta, ma siccome io ho visto il corpo, so che è così, quindi ve lo offro e vi segnalo che è degno di menzione. Tra l'altro, questo è un aspetto molto interessante perché, come vedete nelle immagini, sopra c'è un'altra raffigurazione del santo, che però il bollandista segnala che è una raffigurazione non veritiera dal punto di vista storico. Quindi contrappone due immagini, servendosi anche della sua testimonianza oculare per indicare appunto qual è l'immagine autentica. Rapidamente andiamo avanti. Questo semplicemente serve a sottolineare che cosa? Nell'immagine in alto vedete che c'è l'immagine, una fotografia del corpo per come appare oggi. Il corpo è visibile anche perché è stato oggetto di una ricognizione, cioè di un'apertura della cassa e quindi di un'osservazione dello stato delle reliquie. E potete notare che cosa? Che il modo in cui il santo è organizzato, ordinato oggi, è sostanzialmente affine a come appariva nel XVII secolo, nell'immagine che addirittura nel 1660, mi pare, che l'agiografo l'abbia visto personalmente. Quindi c'è questo per sottolineare cosa? Per sottolineare la valenza delle immagini incluse negli Acta Sanctorum e nello specifico dei corpi santi, proprio dal punto di vista documentario, cioè ci permette di capire come queste immagini erano organizzate, in precedenza. Mi avvio rapidamente a, diciamo, concludere. Questa è un'altra immagine, tra quelle che ho individuato, il corpo appunto di San Leone Papa, che è raffigurata anche in questo caso, abbiamo appunto una riproduzione. Faccio alcune considerazioni, che è appunto il cuore, e la direzione anche della ricerca. L'obiettivo, secondo me, l'utilità dello studio di questo tipo di immagini all'interno degli Acta Sanctorum, dove può andare? Da un lato, nel cercare di indagare e sottolineare quali sono le finalità di inserimento di queste immagini specifiche all'interno del testo. Dal mio punto di vista, da quello che finora ho potuto vedere, da un lato c'è un obiettivo documentario, cioè per dire io l'ho visto, questa è l'immagine, quindi il corpo di San Davino è questo e lo documento con l'immagine. Dall'altro lato però c'è anche un fatto probatorio. In diversi testi, infatti, in diversi commentari ho notato che gli agiografi sottolineano il fatto che questi corpi santi, cioè che l'immagine serve al lettore, si rivolgono proprio al lettore dicendo guarda, hanno una funzione di prova di cosa? Prova dell'incorruzione del corpo, cioè che il corpo è incorrotto e che è in quello stato, quindi c'è appunto questa funzione. Un altro aspetto secondo me interessante che si può approfondire, che sto cercando di approfondire, è quello della relazione dell'immagine col testo, cioè come questa immagine dei corpi è inserita all'interno del testo, in che posizione, e questa posizione all'interno del testo non è secondaria, perché può rivelare molto dell'intenzione con cui diciamo il libro è stato strutturato e quindi l'intenzione di dare un certo risalto a quell'immagine. Ancora, come queste immagini venivano recuperate?
qual è la riflessione che gli agiografi fanno appunto su questi corpi, sulla riproduzione delle immagini. In alcuni casi appunto c'è l'esplicita riproduzione finalizzata a inserirla negli acta sanctorum. La funzione diretta del bollandista, cioè dell'agiografo, in questo caso, che è quella di testimone oculare, spesso ma non sempre, quello che vi riporto tra parentesi in latino, qual è il Ludwig, Diego, anno, eccetera, eccetera, è quello che si dice del corpo di San Davino, quindi c'è una testimonianza diretta del 1661, il valore storico e poi ancora altri due aspetti, secondo me molto interessanti, che è quello del valore storico-documentario nell'ottica dei corpi santi, perché come vi dicevo gli Acta Sanctorum contengono appunto molte immagini, molto materiale, e questa attenzione connessa quindi tra testo e immagine del riferimento al corpo incorrotto, cioè la che l'agiografo pone spesso a queste immagini proprio perché riproducono non solo il corpo del santo, ma un corpo incorrotto, quindi un corpo che loro stessi sottolineano e si è mantenuto più o meno bene nel corso del tempo. Ecco, queste erano, spero appunto di avervi. Diciamo di aver lanciato, ecco, alcune suggestioni su questo tema che, come vi ripeto, è proprio in corso di analisi e di svolgimento, quindi sarò contento anche di ricevere eventuali riflessioni e feedback da parte vostra. Grazie. Grazie. Mi sentite, penso? Sì. Dunque, ti ringrazio per l'intervento. Mi pareva di cogliere anche nel tuo intervento delle forti, diciamo, vicinanze con quello che Moritz Lampe ci ha proposto, in questo ruolo dell'agiografo, questo che noi considereremo probabilmente un ruolo tematico in semiotica, ma che in quanto rienunciatore in qualche modo si prende la responsabilità e svolge tutta una serie di funzioni, come dire, nei confronti del. Ecco, lì magari si. C'era un dispositivo fatto di simboli, di timbri, però diciamo, mi pare che anche qui si possano notare delle analogie a livello funzionale. E, niente, il tempo è tiranno, quindi dovremmo andare avanti. Io non so se qualcuno tra il pubblico vuole approfittare del mio intervento, del tempo del mio intervento, per magari scrivere qualcosa in chat, in maniera che rivolgere ai nostri interlocutori delle domande che poi magari io alla fine posso leggere e, come dire, a loro per potergliele fare presente se ci sono delle riflessioni su quello che loro hanno scritto. Allora vado avanti e dovrei la parola a me stesso, quindi condivido al volo lo schermo. Vi chiederei di confermarmi se vedete. Ecco, Vediamo. io la vedo, quindi Sì. posso andare avanti. E, appunto, il mio intervento è fotografare l'assenza, radiografie e foto post-mortem delle stimate di Padre Pio. Incomincio raccontandovi un aspetto, diciamo, della mia ricerca, che è un po' più ampia di così, perché mi sono posto negli ultimi mesi il problema del nesso tra vedere e credere, intese anche come due modalità dal punto di vista della semantica strutturale. Ecco, il mio intervento ha sicuramente fin dall'inizio delle grosse analogie con quello di Eleonora. In qualche modo il vedere e il sapere sono connessi nella cultura occidentale, se non altro, come testimoniano anche lavori come quello di Lakoff e Johnson degli anni Ottanta sulle metafore, e che notano il fatto che è in uso ed è molto presente in tutta una serie di linguaggi l'utilizzo della parola, del verbi relativi alla visione per parlare di qualcosa che si sa. Quindi in inglese si dice I see, per dire ho capito, oppure in greco antico si dice oida, che alla lettera è ho visto, ma in realtà siccome ho visto, allora ho capito. Allora so, scusate. Allora, mi pare che lo stesso nesso tra vedere e credere
intravedere un sapere, diciamo, ma anche intravedere e credere che è una forma particolare di sapere, si dà in un insieme di dispositivi ottici, teatrali, insomma, che sono connessi al sacro. E in particolare noi abbiamo dei dispositivi che servono a esibire platealmente, no? Il sacro, un non lasciar non vedere, qualcosa che rende obbligatorio vedere, per poter credere, allo scopo di poter credere, e che quindi hanno un carattere pubblico, come gli ostensori. Poi abbiamo invece dei casi in cui il sacro è velato, ecco, vedete che c'è una grossa analogia con quello che ci ha detto Eleonora, ci sono dei dispositivi che lasciano intravedere, lasciano dare una sbirciatina al sacro, come accade nelle porte delle iconostasi, nelle porte regali, no? E quindi permettono al privato, all'individuo, di dare un'occhiata a quello spazio che però non è per lui, a lui è interdetto ed è lo spazio del sacerdote, dell'officiante. Poi abbiamo invece dei dispositivi che occultano la visione, no? E che rendono non obbligatorio il vedere per credere. Ecco, infatti, appunto, a differenza di San Tommaso, beati sono coloro che non vedranno ma crederanno, no? E anche qui abbiamo un carattere privato della fede, mentre esistono poi dei casi in cui vi è un'interdizione vera e propria del vedere, e quindi non è possibile no, vedere, come dire, allo scopo di credere. Anche qui abbiamo un carattere pubblico e mi sembra che l'esempio più interessante sia quello degli iconoclasti, dell'iconoclastia, come in questo, diciamo, questo esempio che vi sto mostrando. Allora, vi sono chiaramente delle relazioni abbastanza complesse dal punto di vista logico tra carattere pubblico, carattere privato della visione, tra il lasciar vedere e il non lasciar vedere, il lasciar non vedere e il non lasciar non vedere, ma preferirei non approfondirli qui per andare avanti invece velocemente mostrarvi come nel caso delle fotografie, e in particolare nel caso della fotografia di Padre Pio, la esibizione, queste quattro modalità si possano ritrovare. E quindi le fotografie di Padre Pio si prestano bene a esemplificarle. Allora, abbiamo dei casi in cui le stimmate di Padre Pio sono assolutamente esibite, ecco, messe in scena, ingrandite addirittura, no? Come in questo caso di questa foto di Elia Stelluto, che era un collaboratore di Federico Abresh, il quale era il fotografo ufficiale fin dagli anni 30 di Padre Pio ed è tra i principali responsabili della diffusione del culto di Padre Pio anche attraverso quelli che sono i gruppi di preghiera di Padre Pio e quindi in sostanza era colui che era autorizzato a fare queste foto. Questa di Elia Stelluto è tuttavia una foto rubata durante una celebrazione fatta con un flash. E lo stesso autore ci racconta in una testimonianza che Padre Pio arrabbiò moltissimo con lui per aver rovinato la sua celebrazione in questo momento della messa con questa foto. Ecco che abbiamo la foto appunto, in cui le stimmate sono esibite. Stelluto è anche il fotografo che ha realizzato queste foto molto famose di Padre Pio con Aldo Moro e tutta una serie di foto del periodo. Esistono poi dei casi in cui invece ci viene lasciato vedere le stimmate oppure queste stimmate vengono occultate, ma in modo tale che noi possiamo comunque in qualche modo con il ragionamento, con una implicazione, no? Diciamo, con una inferenza, interpretare ciò che vediamo e sapere che vi sono le stimmate. Quindi è da un lato il caso in cui le stimmate sono ridotte a un modello agiografico che è quello del Santino, cioè molto ben noto, come in queste primissime foto di
padre Placido Bù del 1919, quindi stiamo parlando dell'anno seguente alla stigmatizzazione, oppure, come nel caso dell'iconografia che poi si è imposta, padre Pio, le stigmate sono, diciamo, coperte da guanti, e quindi padre Pio diventa sempre di più il cappuccino con i guanti. Cioè, se noi vediamo un'immagine anche fortemente stilizzata che rappresenta un cappuccino con la barba e con i guanti, è padre Pio. Ecco, perché sotto i guanti ci sono le stimmate. E quindi rientriamo nel caso di qualcosa che viene occultato intenzionalmente, ma perché si possa credere, perché si possa sapere credere. Quindi cosa succede però nell'ultimo caso della mia tipologia, cioè quello in cui invece è impossibile vedere, quindi non si può vedere. Cosa accade al credere in questi casi in riferimento a Padre Pio? Allora, nel mio corpus ci sono alcune immagini piuttosto interessanti che sono intanto costituite dalle radiografie delle mani e dei piedi di Padre Pio. Sono molto interessanti, sono piuttosto tarde, sono del 54, vengono ordinate per la ricerca di fatti artrosici, quindi per una patologia che non c'entra nulla con le stimmate. Ma immediatamente, chiaramente, i medici si buttano alla ricerca dei segni delle stimmate o di segni di fratture, dei segni che non trovano. Segni che si aspetterebbero di trovare anche perché, diciamo, tra i vari medici che hanno visitato Padre Pio, alcuni e solo alcuni hanno detto che secondo loro vi era un qualche cosa che trapassava Padre Pio da parte a parte per quanto riguarda mani e piedi, e quindi ci si aspettava di vedere segni di fratture che invece non si vedono. Ecco che abbiamo quindi l'assenza di un segno, che mi sembra piuttosto interessante, perlomeno dal pubblico, dal punto di vista semiotico. Non si vede nulla, vuol dire che non c'è nulla. Ecco un altro caso, lo strano caso della scomparsa delle stimmate di Padre Pio. Le stimmate di Padre Pio spariscono poco prima della morte. 24 ore prima della morte, Padre Pio celebra una messa e già un fotografo presente in sala, scusate, un medico, il dottor Lotti, ecco, un pediatra, ha modo di vedere che soltanto in una delle due mani c'è un'eschara, mentre l'altra sembra perfettamente guarita, no? Ecco, 24 ore dopo Padre Pio muore e il dottor Giuseppe Sala, insieme con alcuni frati, realizza queste foto. Visto che sia Moritz sia Marco si sono soffermate sul ruolo di testimonianza dei fotografi, vi faccio vedere anche come sono presenti queste firme che certificano appunto la veridicità di queste foto, e quindi c'è un ruolo di testimonianza anche in questo caso da parte degli enunciatori e dei coenunciatori di queste fotografie. Ecco, quindi vengono fotografate le palme, vengono fotografate i piedi, si parla di un'eschara che sarebbe stata raccolta. Che si sarebbe staccata in quell'occasione e che sarebbe stata raccolta dal dottor Sala, ma malauguratamente questa eschera non è stata conservata, e questo è veramente molto strano, data appunto il carattere di reliquia che potrebbe aver avuto, no? Se la si fosse tenuta. Comunque, non ci sono cicatrici né nelle mani né nei piedi né al costato, dove invece in vita aveva avuto delle piaghe molto ben visibili. La pelle era elastica, mobile, la pressione non evidenziava sprofondamenti del derma o del sottocutaneo. Ecco, questa è invece la foto del petto di Padre Pio. Quindi non vediamo lacerazioni, ferite, piaghe, reazioni infiammatorie. Questi invece sono i piedi. E quindi ci sono chiaramente i rilievi del pallore, la modifica della stasi dovuta alla morte che era sopravvenuta da poco, ma in sostanza il segno scompare. Scompare senza lasciare nessun tipo di traccia, e questo è
decisamente inspiegabile, nel senso che invece come dire, non è, se ci fossero state realmente delle piaghe, avrebbero dovuto lasciare degli esiti cicatriziali, no? Quindi anche questa scomparsa misteriosa delle stimmate subito dopo la morte o a ridosso della morte viene interpretata come un fatto miracoloso. Questa cosa è piuttosto importante. Ecco. Allora, io mi avvio velocemente alle conclusioni e mi rifaccio in particolare a quello che Umberto Eco scrive sul simbolo in semiotica e filosofia del linguaggio. Il simbolo mistico, il mistico, scusate, è un potenziale de detonatore perché ha un rapporto diretto con Dio, non mediato dalle scritture e dalla legge, quindi tutto quello che lui dice può essere potenzialmente eretico, anche se il mistico si nutre ovviamente della sua tradizione. Ecco quello che spinge il mistico a celare il proprio messaggio dietro a simboli. Quello che dice, infatti, potrebbe suonare addirittura sovversivo. Alla figura di mistico è sempre associata, come detonatore, è sempre associata a quella di un elaboratore, cioè colui che pubblicizza il simbolo e ne fissa i significati, per quanto liberamente possa agire. Allora, in questo ruolo troviamo tradizionalmente direttori spirituali, confessori, trascrittori, biografi, traduttori perfino. Magdalena Cubas, che è presente, ha fatto una ricerca molto, molto interessante. Quindi anche in traduzione il simbolo mistico può venire depotenziato e integrato in qualche modo in una tradizione, privandolo degli aspetti più avversivi, e a mio modesto parere anche il fotografo può giocare spesso questo ruolo di elaboratore del simbolo che abbiamo appena, che sono venuto qui tratteggiando. Lo fa appunto in che modo? Allora, cerchiamo di vedere. Le stimmate, e non la loro rappresentazione, mi raccomando, quindi le stimmate in sé come segno, sono un simbolo, non possiedono un'articolazione in figure, il piano dell'espressione è isomorfo a quello del contenuto. In quanto simbolo, come funzionano? Se andiamo a vedere il trattato di semiotica generale di Eco, presuppongono un uso dell'elemento che viene interpretato simbolicamente. Quindi, l'esempio è questo: mi imbatto in un elemento che ha già assunto una funzione segnica, nel nostro caso è una traccia, e decido di vederla come una proiezione di una porzione di contenuto sufficientemente vasta e anche piuttosto imprecisa. Quindi mi imbatto in una ruota e senza che la ruota cessi di essere il segno di un carro o di un carraio, decido di leggerla come simbolo del tempo, oppure come simbolo dell'eterno ritorno, oppure come simbolo della perfezione divina, o come simbolo della fortuna, mi viene anche da pensare, oppure come simbolo del Rotary Club. Ecco, questo è in qualche modo il meccanismo di funzionamento che è proprio delle stimmate. Abbiamo qualche cosa, un buco che è simbolo di di una lesione in atto, di un problema, ma decido di vedere qualche cosa di ulteriore, la proiezione di una serie di significati vasti e molto vari. Invece, cosa possiamo dire della fotografia come elaborazione del simbolo? Perché anch'essa è un'impronta. A differenza delle stimmate, però, non presuppone un lavoro di scoperta del contenuto, ma soltanto il suo riconoscimento. Quindi vedo nella foto qualche cosa che riconosco essere le stimmate, delle stimmate. Ha un valore di traccia, di testimonianza circa la reale esistenza dell'oggetto fotografato, ecco perché è cruciale la scomparsa delle stimmate, no? E nei casi che noi abbiamo affrontato, la rappresentazione visiva del simbolo esprime una volontà di indagare, di sapere, di intrufolarsi, no? E le scelte dell'enunciazione visiva presuppongono un enunciatario, diciamo un lettore, qualcuno che vede, diciamo, le foto, un
che è un voyeurista in sostanza, e ricordano anche un certo genere di pornografia, se ci fate caso, no? Sono deliberatamente antiestetiche, a scopo di realismo, come accade nel porno amatoriale. Il corpo rappresentato diventa un mero utilizzabile, il tutto è sacrificato alla parte, il dettaglio è ingrandito al punto di perdere la propria proporzione e risulta deformato dall'ottica. No? Se guardiamo questi piedi gonfi, no? Che non sono più i piedi di un santo, sono i piedi di un vecchio, no? C'è queste mani che ostentano, che mostrano, che spogliano il santo, no? Questa ottica che insiste sul dettaglio, sul capezzolo, sull'unghia, no? Ecco, quindi il dettaglio perde valore di segno per rinviare a se stesso e quindi diventa a tutti gli effetti un feticcio. Secondo la definizione di feticcio che ci ha dato Ugo Volli. Allora, quanto abbiamo visto, però, più si usa l'ingrandimento e meno si trova il divino. Si perde quel carattere di segno di un'assenza che è propria del simbolo mistico. Si tratta di una duplice assenza che solo la scrittura mistica riesce forse a cogliere. La prima è l'assenza del mistico che viene annichilito e ridotto a mero supporto, no? Di un secondo grande assente. Cioè del divino che si esprime attraverso di lui. Ecco, avevo anche qualche altra considerazione, ma direi che la posso tranquillamente tralasciare. Questi sono stati i miei riferimenti bibliografici, incluso Francesco Marciani, Gli spazi della cura, che per primo ha inaugurato questi studi sul nesso tra vedere e sapere, no? Ecco, che io mi sono permesso di rielaborare e quindi non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione con questa foto di Padre Pio un po' meno diciamo macabra e tetra e quindi sicuramente chiudo il mio intervento e mi ridò la parola in veste di coordinatore per vedere se ci sono in chat delle riflessioni. Direi che non ne ho. Ora è sicuramente molto tardi, però chiedo se a tutti quanti gli ospiti nostri, se vogliamo fare una sorta di carrellata all'indietro, diciamo un minuto a testa o 2 minuti a testa, in maniera che possiamo interagire tra di noi. Ecco, io a partire da Marco e per poi andare a Eleonora e infine ridare la parola a Moritz per se ci sono dei commenti o dei feedback. Facciamo così? Sì, prendo io la parola. Ok, Quindi sì, se possiamo riaccendere i nostri video, benissimo. io Allora lo riaccendo. io ho già parlato fin qui, quindi direi che non c'è bisogno che dica altro e ridò la parola a Marco. Sì, e poi magari vediamo se c'è qualche osservazione, qualche domanda del pubblico. Beh, io diciamo più che altro ascolto tutto con molto interesse, quindi faccio i complimenti ai miei valenti, diciamo, a chi mi ha preceduto e seguito, a Moritz Lampe in particolare, che è il nostro ospite d'eccezione, no? In questa occasione. Mi sono piaciute tutte le relazioni e mi hanno colpito alcuni aspetti. Devo dire che mi ha colpito moltissimo il dipinto che ha fatto vedere Moritz inizialmente, di cui mi sono annotato rapidamente il titolo, Baciando la reliquia comunque, perché veramente mi sembra una raffigurazione molto interessante, in particolare in quell'attestazione di, diciamo, cultura visuale, anche un po' cultura materiale dentro la cultura visuale, che è quella di dare i santini, cioè il chierichetto, mi sembra più indietro, che appunto distribuiva questi santini. Quindi quello mi sembrava un elemento molto interessante che mi ha colpito, che quel dipinto appunto non lo conoscevo. E diciamo, poi faccio delle riflessioni in ordine sparso, e mi è venuto in mente anche a proposito, diciamo, avendo sentito poi tutte le vostre cose, mi è venuto in mente che rispetto a quello che ho detto io, o meglio, mi è venuta in mente una cosa rispetto a quello che già avevo preso in considerazione, e che nel mio caso effettivamente io ho deciso di prendere in considerazione solo i corpi che effettivamente si vedono, vengono esposti, sono dichiarati ufficialmente, tra virgolette, dall'agiografo incorrotti. Non sono quasi mai velati, per esempio, questa è una cosa interessante, che i vari corpi santi che ho trovato
Mi sembra che sono tutti esposti anche senza cioè sono pienamente visibili e non c'è neanche una maschera sul volto. E mi pare di capire, diciamo così, riflettendo adesso sulla cosa, che effettivamente forse proprio la necessità di mostrare il corpo incorrotto, quindi va mostrato e riprodotto su Iacta Sanctorum, così come appare. Poi è chiaro che è probabile anche che quando quelle raffigurazioni sono state fatte, il corpo esposto non aveva nessuna maschera, ad esempio. Avevo una domanda, cioè una domanda, un'osservazione per Eleonora, relativa a quello che aveva fatto vedere del blog, e in particolare mi domandavo, le immagini contenute in questo blog. Mi pare di capire, da quello che ho visto, che forse non sono tutte al 100% immagini di corpi santi, corpi corpi, diciamo così, perché la prima immagine mi sembrava diciamo una statua o comunque una ricostruzione, no? Quindi le domanderei se ha notato, se la persona che ha fatto le foto si è posta questo problema. Che tipo di percentuale di attestazione di corpi reali e corpi invece costruiti come statue ci sono in questo dossier? Era una curiosità che mi era venuta. E basta, ecco, non mi prendo altro tempo, se no parlo per altri 20 minuti io. Grazie. Allora io parto dalla domanda. Sì, la prima immagine, in realtà le prime tre immagini, quindi quelle che sono le immagini più concrete del corpo, sono in realtà delle statue di cera fatte a partire dai resti mortali. Quindi in pratica sono dei reliquiari di cera, in pratica. Quindi inglobano queste reliquie che ci sono. Sono comunque corpi molto, molto ben conservati. Il corpo, allora, sicuramente è il corpo della Beata, mentre quello di Santa Vittoria è una ricostruzione nella quale ci sono soltanto delle parti. In realtà, la cosa interessante è che la fotografa questo problema non se lo pone. Quindi lei immortala tutto quanto come se si trova presentandoli proprio tutti come corpi incorrotti. E quindi è una distinzione che lei non fa. A livello nostro, che sappiamo invece la differenza, è interessante che quelli sui quali si concentra di più siano in realtà dei simulacri, quindi non dei corpi veri e propri. Quindi non. Insomma, è qualcosa su cui senz'altro si può riflettere, anzi, grazie, perché non ho avuto modo di dirlo prima, invece sì, no, è prezioso da sottolineare, quindi non sono necessariamente corpi veri e propri, ma sono anche statue. È un problema che lei non si pone, ma che noi sì, e quindi anche perché effettivamente c'è quella cicatrice, che è una cicatrice ancora sanguinolente, insomma, sono una serie di dettagli che stanno più nella ricostruzione post, quindi nell'interpretazione del segno di cui ci diceva Francesco un attimo fa. Sì. E quindi, insomma, questo Grazie. sullo spunto, grazie a te. E, a me interessava, e così ci rimpalliamo la parola, questa idea della funzione probatoria di queste immagini. Quindi queste immagini che hanno questa necessità di essere in qualche modo toccate con mano. Questa è una caratteristica di tutte le immagini degli Acta Sanctorum. Cioè sempre nel momento in cui c'è la presentazione di un corpo, c'è questa volontà di dire io l'ho visto e vi assicuro che è così, questa cioè è una necessità sistematica, mi chiedevo, ma magari te lo lascio dopo e mi rubo questi minuti per altre due velocissimissime considerazioni. Allora, parto dal fondo, Francesco. Bellissimo, avremmo potuto metterci d'accordo e fare mezz'ora in comune passando da una parte e dall'altra, perché è vero, sostanzialmente dal punto di vista dell'approccio abbiamo immaginato approcci simili. Io trovo bellissima, ho trovato molto interessante il punto nel quale giustamente hai detto che queste immagini
dei dettagli diventano un feticcio, perché è vero, è un feticcio nel senso di Volley, quindi diventa veramente quasi una sorta di visione pornografica, che era quello che molto peggio cercavo di dire io parlando di voyeurismo, ma in realtà è un passo oltre il voyeurismo, e quindi questo è interessantissimo. Come è interessantissima, ma ne abbiamo già parlato, l'idea dell'elaboratore, quindi di questo personaggio terzo, che in qualche modo elabora ed è, sono delle cose interessantissime, quindi insomma, grazie. E invece su Moritz, al quale avevo già, che avevo già minacciato prima con le mie 1000 pagine di appunti. Allora, intanto, dunque, è molto bello, io non lo sapevo, ma questa è probabilmente una mia ignoranza, l'idea della bellezza della salma come risultato dell'influenza divina. Non ne avevo idea, ma questa è una cosa comune a tutti i corpi santi fotografati post mortem? Mi chiedo, ti chiedo, esistono dei riferimenti che puoi darmi in questo senso qui? Quindi questa è la prima vera e propria domanda. Ok, sì, allora io penso che questo sia un topos che si trova anche prima delle fotografie post-mortem. Quindi io per esempio la conosco, cioè questa tematicità anche dalla letteratura artistica, no? Perché anche della Salma di Michelangelo, cioè l'artista divina per eccellenza, si diceva che il corpo suo fosse perfetto anche perché lui è stato sepolto, cioè, a distanza di 3 mesi o anche di più, penso. E quando hanno riaperto la bara, hanno visto che il corpo era ancora perfetto e che aveva anche un profumo dolce che non dava fastidio. Quindi questo penso che siano sì. C'è anche l'idea del profumo, è bello, interessante. Quindi io penso che per la salma di Sant'Agostina o anche di Don Bosco, più tardi, questi discorsi secolari ci sono ancora. E questa idea che il corpo trasmette la potenza divina solo dopo la morte, l'ho ripreso da un libro, ti posso subito dire il riferimento Grazie. l'ho preso dal libro di Alberto Vecchi, Il Sì. culto delle immagini nelle stampe popolari del 1968. Grazie mille. Lui ne parla della Santa Salma, per così dire. Grazie Per me è stato utile, sì. mille. Infatti sì. E l'ultima cosa che chiedo sempre a te è l'idea della foto capace di dare visibilità a qualcosa, a una persona che prima era invisibile, no? Di cui ci parlavi prima. Quindi queste foto che permettono di esperire il contatto nello specifico con questa suora, ma in generale. Secondo i tuoi studi, secondo anche la tua opinione, in epoca in cui la replicabilità di queste immagini è sterminata e arriva all'idea del meme anche da un certo punto di vista, quest'idea di esperienza percepita tramite contatto anche soltanto visivo funziona? Cioè, non so se ho capito bene, cioè, intendi dire che una quantità enorme di immagini, anche digitali, Sì. online, che questa cosa sparisca in Sì, qualche modo? cioè, o comunque perdita di potenza. Non lo so, cioè, adesso mi viene in mente un caso che ho visto, cioè, per esempio anche Papa Francesco, no? A Roma, quando gli fu mostrata un'immagine di un neonato sul display di un cellulare, lui ha benedetto questa immagine, anche se era solo digitale. E quindi questo, cioè,
questo lo trovavo anche bello, bellissimo nella tua presentazione, con la quale siamo passati al digitale, no? Che ha una nuova qualità dell'immagine, che anche il digitale mantiene questa sua materialità anche in un doppio senso, no? Perché alla fine sono sempre informazioni registrati su un disco fisso o nella cloud e si possono anche esperire sullo schermo, ma anche con il tatto, visto che si possono toccare gli schermi. Sì, ma non so se ho risposto bene alla tua domanda. Sì, senz'altro sì. E effettivamente sì, a livello di esperienza era proprio questo che volevo, che ero curiosa di sapere da te, quindi sì, senz'altro. Poi sulle repliche effettivamente anche ci sarebbe forse anche tanto da dire, quindi le immagini che ci hai mostrato sulla suora riproposta dalla stampa, insomma dai giornali, erano ancora un altro livello di interpretazione e quindi in questo senso forse possiamo mettere le nuove interpretazioni che vengono proposte adesso tramite i social network, per esempio. Oh, e quindi diciamo Okay. sono due filoni distinti, da una parte la concretezza e dall'altra, ok, va bene, sì, ottimo, ti ringrazio. Va Ti bene. lascio rispondere oppure lasciamo Ah, Francesco? scusa, mi ero dimenticato Marco. Sì, no, se vuole rispondere qualcosa, Marco. Come vuoi, perché poi avrei delle altre domande a mia volta per Moritz. Quindi, Va bene, allora andiamo avanti. no, finiamo il giro, dimmi tu. No, vai avanti, vai avanti. Ok, allora, per quanto riguarda la risposta alla domanda di Eleonora sulla funzione, diciamo, probatoria, per quello che io ho visto finora, sicuramente sui corpi santi credo ci sia una certa attenzione a questo aspetto. Cioè sottolineare, vedete che questo è il corpo e come vedete è realmente incorrotto. In altri casi sono raffigurazioni, reliquiari, cioè sono degli oggetti che forse suscitano meno, sono meno problematici, no? Rispetto al corpo incorrotto, che invece è una prova, secondo me, che è inserita in un dossier relativo a un santo, come il capitolo, per esempio, sul santo che vi facevo vedere, San Davino. Ha una funzione abbastanza importante. Quindi, sicuramente nei corpi santi spicca molto questa dimensione. Per quanto ho visto finora, negli altri casi, non mi sembra emergere così o non mi sembra emergere affatto. Rimane il fatto documentario, quindi ho ricevuto questa immagine, l'ho vista personalmente, però non ha quella forza della prova del corpo, dell'incorruzione del corpo, no? Ok, sì. Grazie. E, prego, girerei a mia volta delle domande a Moritz, o meglio, una domanda e una osservazione. Mi domandavo, il corpo, allora, questa leggeva adesso su internet, cioè vedeva appunto che l'Agostina Pietrantoni è stata canonizzata da Giovanni Paolo II, va bene, ma mi domandavo, il corpo attualmente è in qualche modo esposto, mostrato, cioè sai se è esposto in qualche modo o è completamente celato, quindi chiuso dentro una tomba ed esposto alla venerazione in questo modo? Allora, io mi ricordo, cioè, c'è stata la prima sepoltura a Roma al Verano, e poi mi sa che dopo 30 anni, e probabilmente quando lei era già stata beatificata, ci fu la traslazione del suo corpo nel paese di nascita, quindi a Pozzaglia, se non mi sbaglio. Ma non penso che il corpo sia visibile di lei. Cioè, c'è una piccola cappella dove si può venerarla, ma se non sbaglio il corpo non è visibile. Ok. Mi veniva, diciamo, una riflessione su questo aspetto, cioè, da un lato, forse per esempio, mi viene in mente il caso di altri santi cui il corpo è attualmente esposto,
Nel caso, che ne so, di Padre Pio, anche di Santa Bernadette, in quel caso noi abbiamo delle fotografie che raffigurano la santa, va bene, da viva in quel caso, raffigurano la santa subito dopo morta, però effettivamente possiamo, o anche Santa Teresa di Lisieux, possiamo avere però delle foto, essendo il corpo esposto, che poi vanno avanti nel corso del tempo. Quindi io attualmente ho il potere di fotografare ancora il suo corpo. Invece, in altri casi, come quello che ci hai illustrato tu, effettivamente le uniche rappresentazioni del corpo che noi possiamo possedere sono quelle prodotte nel caso, diciamo, nei giorni seguenti all'assassinio e forse, non lo so, in occasione della ricognizione, dell'apertura della tomba. Mi sembra interessante, non è una vera e propria osservazione, ma mi sembra un tema, che può portare, ecco, da qualche parte. Sì, è vero. No, grazie. No, perché anche, cioè, è vero, cioè, ci si chiede se ci sono delle regole precise in qualche modo che portano a esporre o a non esporre un santo dopo la morte. Quindi io, questo non lo so, forse ci. Non saprei neanche io se, cioè, quando si decide, ok, questo possiamo esporre, quest'altro invece non lo esponiamo. Forse sono delle scelte, non so se c'è qualcun altro appunto che ha questa risposta. Mi viene da pensare che forse sono delle scelte anche connesse allo stato del corpo. Sì, allora io ho cercato disperatamente di trovare delle norme in questo senso, insomma, un impianto formale prestabilito in questo senso, ma francamente non l'ho ancora trovato. L'unico obbligo che c'è è l'obbligo della ricognizione. Quindi al momento in cui, insomma, a un certo punto della causa di beatificazione e poi della causa di canonizzazione è necessario fare una ricognizione dei resti mortali, ma sull'esposizione di questi resti non ci sono. Si sa che quando si fa la prima ricognizione è possibile prendere delle reliquie, anzi è consigliato, insomma, prendere delle reliquie, ma il fatto che poi queste reliquie vengano esposte, vengano come esposte, il corpo completo, una parte non. Io personalmente non l'ho trovato, non so, quindi la dimensione fisica c'è soltanto a livello di controllo sul fatto che ci sia davvero delle spoglie mortali e che siano lì da qualche parte di verificabile, diciamo. Sì, sicuramente anche fortemente legato alle leggi cimiteriali, no? Visto che durante l'Ottocento non era più concesso di seppellire i mortali comuni all'interno delle città, per esempio, forse anche in questo senso. Ma penso che la Chiesa abbia dei diritti particolari in questo senso. Sì, poi c'è tutto il discorso del furto delle reliquie, di nuovo su cui Marco sa tanto, perché quando si va a ficcare il naso nei resti bisogna in qualche modo certificare, fotografare, ci sono una serie di step proprio burocratici che devono essere fatti per fare in modo che poi queste reliquie siano effettivamente conservate lì. Quindi da una parte sì, le leggi cimiteriali e dall'altra proprio un controllo che in qualche modo adesso è necessario. Sì. Ridò la parola a Sì, Francesco. prendo la parola sempre in veste di, come dire, così, sorvegliante Deus ex della machina. riunione, sì, e sorvegliare e punire. No, niente, direi che c'è stata una bella anche discussione che si è sviluppata tra di noi anche a ruota libera. Diciamo, si è fatta però una certa ora, sono le 7:10, quindi io penso che possiamo sicuramente aggiornare questa discussione, sperando che prosegua nei rapporti tra di noi e anche in ulteriori occasioni. Quindi ringrazio tutte le persone che sono intervenute per aver avuto la pazienza di ascoltarci fin qui. E interrompo sicuramente la registrazione. Francesco, solo una cosa, forse non so, potevamo prenderci altri 5 minuti, magari non servono, cioè per vedere se Moritz ha delle osservazioni anche sui nostri contributi o se tu stesso avevi qualche osservazione. Poi non so se siamo in ritardissimo, allora no, ecco. O chiediamo il pubblico, forse anche, non lo so.
No, io posso solo dire che mi è piaciuto tantissimo e era interessante vedere, cioè, i tanti punti in comune e come lo stesso tema viene riplasmato attraverso i secoli sempre in forme nuove, cioè passando dalla incisione, come nel caso di Marco, fino al digitale di Eleonora, ma i temi alla fine sono... Non lo so, sì. Non gli stessi, ma sì, appaiono sotto forse la stessa veste, non lo so. Sì. No, in questo senso, cioè, senso era bellissimo che vi ho potuto conoscere. Sì, magari un giorno, anche non soltanto nel Sì, digitale, infatti. ma con i veri corpi. Benissimo. Allora, come dicevo prima, interrompo la registrazione e appunto ringrazio tutti quanti per la visione.